Se non sapete che giorno è oggi, ce lo insegnano a Milano, perché oggi è il Tredesin de Mars, una festa tradizionale milanese di origine celtica, ma diventata una ricorrenza per commemorare l'annuncio del cristianesimo alla città da parte di San Barnaba, avvenuto il 13 marzo dell'anno 51. E così si comincia. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Siena. Insieme a Diego Gasparoni in regia possiamo andare a raccontarvi quella che è la giornata, ma anche quelle che sono le giornate, quelle del passato, quelle che magari hanno un fatto per essere meritevoli del nostro racconto. Intanto i nati oggi, compleanni celebri per personaggi famosi, a cominciare da Carlo Vanzina, classe 1951, regista e sceneggiatore, Giovanni Malagò, pure lui oggi compie gli anni, dirigente sportivo, presidente del CONI, nato nel 1959, stessa età per Alfonso Pecorario Scanio, politico, per Carlo Conti, conduttore TV, che però è nato nel 1961, Ella Weber, tedesca, personaggio TV, nata nel 1966, in questo elenco anche Gabriele Rossi, ballerino e attore, nato nel 1988. E poi accadde oggi il nostro almanacco con la data del 483, l'elezione di Papa Felice III. 1781, l'astronomo William Herschel scopre il pianeta Urano. 1881, Alessandro II di Russia viene assassinato con una bomba presso il Palazzo d'Inverno di San Pietroburgo. 1921, la Mongolia dichiara l'indipendenza dalla Cina, ed evidentemente questa è una data fatidica per i pianeti, perché nel 1930, 13 marzo, viene comunicata la scoperta del pianeta Plutone. Prima abbiamo parlato appunto di Urano, adesso di Plutone. Andiamo avanti, 1972, si apre a Milano il 13° congresso del PC, nel corso del quale Enrico Berlinguer sarà eletto segretario del partito. 2004, Luciano Pavarotti si esibisce per la sua 379esima e ultima volta al Teatro Metropolitan Opera di New York nel ruolo di Mario Cavaradossi della Tosca. E quindi da questo personaggio, un grandissimo personaggio, al fatto che probabilmente ricordate tutti, 2013, dopo il conclave, viene eletto Papa al quinto scrutinio il cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio, che assume il nome di Papa Francesco. 2016, attentati ad Ankara in Turchia e in Costa d'Avorio, che causano rispettivamente 34 e 18 morti. Per qualche evento particolare essenese, in questa data ci affidiamo al palio.org, ecco qua la pagina. 13 marzo 1860, il plebiscito a Siena. I senesi in questa data conoscono e sanno i risultati della votazione indetta per decidere sull'annessione o meno al Regno d'Italia, e ci sono appunto dei racconti che riguardano il territorio. La popolazione senese fu chiamata a votare su 6.120 diritto e votarono ben 5.617 cittadini, un numero tra i più alti della Toscana. Di questo fatto aveva parlato ieri Maura Martellucci. Oggi invece che cosa ci racconta? Buongiorno Maura. Buongiorno Siena. Il 13 marzo del 1784, il giorno dopo la sua nascita, viene battezzato Niccolò Chiarini, detto Caino, anche se nelle cronache viene citato con altri soprannomi, uno di questi è Niccoli. Niccolò Chiarini è uno dei fantini più quotati della sua epoca e anche l'uomo dei record, potremmo dire. Corse 60 carriere dal 1799 al 1831, vinse 14 volte con 3 cappotti personali e fu uno dei pochi a indossare tutti e 17 i giubbetti. Almeno due gli episodi curiosi della sua carriera. Nel palio di luglio del 1800 correva per la selva. Al terzo giro era in testa, ma al casato svenne, si dice, a causa dei fortissimi dolori e per varie nerbate ricevute dalla tartuca, e a poco cadde sbalordito, sbardellando. E la vittoria andò all'istrice. Rocambolesco è anche come vinse il suo ultimo palio. Nell'agosto del 1825 Caino correva nell'onda e durante la carriera il mortaretto venne scoppiato per errore al termine del secondo giro. Tutti i fantini si fermarono tranne lui, che si aggiudicò il drappellone. Niccolò era fratello di Gobbo Chiarini e padre di Salvatore Chiarini, conosciuto in piazza proprio con il nome di figlio di Caino. No,
Non è facile iniziare la mattina con buone notizie, quando ne troviamo ve le leggiamo volentieri, altrimenti siamo costretti a leggere di fatti di cronaca oppure di scenari internazionali che preoccupano molto. In questo caso si parla del Mar Rosso, gli attacchi alla Duilio, l'Italia che alza l'allerta, aumento costante di pericolosità. I media arabi dicono Hamas torna a trattare. Probabile un'escalation di lanci di droni da parte delle milizie degli Houthi contro le unità militari europee. Quindi c'è preoccupazione. Il ministro della difesa Guido Crosetto dice ma non si usi solo l'approccio militare. Beh, insomma, la situazione è un po' questa. Tennis, Sinner che vince in due set e passa ai quarti di Indian Wells e in questo caso buone notizie dal mondo dello sport. Poi Ucraina-Russia, l'aggiornamento sul conflitto, Casa Bianca, nuovi aiuti militari a Kiev per 300 milioni, braccio destro di Navalny aggredito a martellate in Lituania. Per quanto riguarda cibo caduto a terra, si può raccogliere e mangiare entro 5 secondi? Cosa dice la scienza? Ci hanno sempre detto che raccogliere il cibo caduto a terra entro 5 secondi non ci espone al rischio di contaminazione alimentare. Ma è davvero così? Ce lo spiega la scienza e quindi andate a leggere questa notizia che potrebbe figurare tra le notizie curiose di oggi, ma ce ne avremo anche altre. Giustamente Diego sta sorridendo e dicendo bisogna anche vedere il cibo caduto a terra, dove cade esattamente a terra. Andiamo avanti e quindi ci portiamo adesso a Milano, città delle università, all'ottagono del campus, tra le eccellenze che hanno fatto grande Milano, appunto la cultura e in questo caso l'università. C'è anche una rete appunto di 8 atenei, 220.000 studenti, più della popolazione dell'intera Brescia. Altro consumo, famiglie in crisi per i rincari degli alimenti, la differenza tra nord, centro e sud, l'indice del benessere fermo a 45,1 punti su 100 nel 2023. È quanto emerge dall'indagine di altro consumo, in questo caso sulle famiglie in crisi. Sanremo, Carlo Verdone al posto di Amadeus, ma solo per la fiction. Non lo farei mai. San Giovanni ha fatto bene a fermarsi. Sarà dunque Carlo Verdone il nuovo direttore artistico di Sanremo, con lui Gianni Morandi, Gianna Nannini, Zucchero e molti altri. Ultima notte di riprese per quanto riguarda però la fiction. Verdone d'altronde ha detto non lo farebbe mai. Le pagelle di Barcellona-Napoli, sapete della partita di ieri sera in Champions League, con Osimhen anonimo e purtroppo per quanto riguarda Kvara tardivo, il Napoli si è svegliato un pochino tardi, Calzona perde la partita chiave di una stagione sbagliata, però cade in piedi, questa è la valutazione appunto che arriva. TikTok è la diffida americana, il social rischia di essere bandito. In settimana la Camera dovrebbe votare una legge che impone all'azienda di vendere, Trump ostacola ma Biden e gli altri repubblicani concordano, perché la rivolta dei giovani di origine musulmana sono sempre in Francia, appunto le rivolte accadono in quel luogo, comunque partono da lì, ce lo spiegano sul web nella notizia del Corriere della Sera. E poi la nuova invasione cinese cominciata si basa sull'economia che chiamiamo verde, la supremazia della Repubblica Popolare su tutto ciò che chiamiamo verde si sta rafforzando. Per Villa Bonaccorsi, il giardino segreto tra grotte, statue e fontane, lo scrigno botanico di Potenza Picena nel Maceratese risale al 700, voluto come residenza di campagna del conte Raimondo Bonaccorsi. Ogni giorno ci fanno conoscere più dettagliatamente qualche itinerario, qualche luogo, ma anche in questo caso qualche bella struttura. Da Villa Bonaccorsi andiamo a Sinner, che come abbiamo detto vola ai quarti di finale e quindi buone notizie, ripetiamo, per quanto riguarda il tennis. Biden che vince le primarie in Georgia e aggancia la nomination per la Casa Bianca. Joe Biden che ha vinto, in questo caso ha raggiunto il quorum matematico per la nomination alla Casa Bianca e quindi per una possibile rielezione. Per quanto riguarda il campo largo, Schlein, divisi, non si gioca la partita ma in Basilicata l'intesa con il Movimento 5 Stelle è a rischio. Scoppia il caso Azione che aveva quasi trovato l'accordo. Calenda medita di proporre Schlein e Conte la candidatura di Pittella e di fronte a un loro rifiuto scontato potrebbe decidere di appoggiare il governatore uscente del centrodestra. Quindi questi sono gli intrecci della politica in vista delle prossime elezioni. Toninelli che si veste da stratega dopo il voto in Abruzzo. Campo largo, mi viene il volto a stomaco, ha detto nell'intervento sul suo canale YouTube, mai più Correnzi e Calenda, i professori mi fanno addormentare. L'intervento di Toninelli e poi il Milan, momento delicato per la società rossonera, indagato l'amministratore delegato, la società ancora di Elliott ed è stato
nascosto alla Federcalcio questo fatto, quindi la procura procede per ostacolo all'autorità di vigilanza, perquisizione nella sede del Milan. Appunto, l'ipotesi è che la società sia ancora nelle mani della precedente proprietà. Dossieraggio, indaga solo l'antimafia Meloni, poi vedremo se serve altro. Tra i convocati il ministro Crosetto e l'editore De Benedetti, in riferimento appunto a un'inchiesta che sta proseguendo. Forza Italia è la nuova DC, caccia al voto di centro. Per i sondaggisti gli eredi della balena possono arrivare tutti insieme fino al 20%, e quindi si parla dei voti e della divisione dei voti per quanto riguarda le forze in campo. Caltagirone, corrono i profitti, dividendo di 0,25 euro più 67%. Il CDA approva il bilancio 2023 con utili pari a 261,6 milioni in aumento del 20,3%, quindi un risultato netto assolutamente positivo per il gruppo Caltagirone. Da una famiglia storica ad un'altra, perché parliamo dell'eredità degli Agnelli, il trucco di Elkan per la finta residenza in Svizzera e poi un copione già scritto nel vero senso della parola, in cui i protagonisti appunto vengono celati dietro misteriose abbreviazioni da fumetto noir. Lollobrigida, i dossier, problema per la democrazia, più forti di 2 anni fa, la scossa dalla Sardegna. Il ministro Lollobrigida, che è intervenuto, ha parlato del voto in Abruzzo, che il governatore Marsilio ha governato bene e che sul voto della Sardegna erano state fatte delle analisi un po', come dire, affrettate. Queste le sue dichiarazioni, il suo intento anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Da Perugia a Pignataro, quei diritti minacciati dagli archivi riservati. La vicenda dei dossier illegali svelata dalle indagini della Procura di Perugia segna un punto di svolta nella storia ultradecennale di violazioni della sfera privata dei cittadini. Maurizio Sarri, dimissioni dalla Lazio, Rocchio Close come sostituto. Si parla di due nomi che hanno appunto avuto un'esperienza precedente come giocatori nella Lazio. Arrivato nell'estate del 2021, ora Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni alla dirigenza della Lazio. Di nuovo elezioni regionali, il risico dei moderati, il dialogo con Forza Italia sui candidati, Azione e Forza Italia potrebbero appoggiare Vito Bardi in Basilicata. Offese, minacce, la pistola. La banda dei cyberbulli nel liceo Bene di Como, rinviati a giudizio in 3 per una lunga serie di intimidazioni, e purtroppo di questi fatti ne parliamo sempre più spesso, e quindi siamo a commentare eventi che si sono già ripetuti. Vannacci, io senza saperlo ho corteggiato una trans di nome Valentina, il racconto del generale, ho avuto una ragazza di colore e non ho mai votato a sinistra. Ancora al centro dell'attenzione Vannacci, il generale, in questo caso invece si parla del braccio destro di Navalny, aggredito a martellate, aveva accusato Putin della morte dell'amico. Hanno sfondato il finestrino della sua auto, gli hanno spruzzato liquido urticante negli occhi e poi lo hanno colpito a martellate. Così è stato aggredito davanti a casa, appunto, il braccio destro di Navalny. A Napoli, prof della Partenope dovrà restituire all'università 2,1 milioni di euro. La sentenza del Consiglio di Stato, l'incarico era incompatibile con la docenza, e quindi è arrivata questa sentenza che riguarda un insegnante, un prof dell'università. Le giornate FAI di primavera con 750 luoghi aperti, ne parleremo anche nei prossimi giorni sicuramente. Poi Meloni, dossier vergognosi, ora andremo fino in fondo, avanti con l'antimafia, poi si vedrà. Due visite lampo, un paio di puntualizzazioni sui casi del momento. Da questa notizia, una notizia del momento, a un fatto di cronaca, e anche in questo caso possiamo dire notizia di ultima ora che è arrivata ieri sera nelle redazioni. A Napoli, omicidio a San Giovanni a Teduccio, un uomo assassinato nei pressi di un parcheggio. È accaduto con appunto l'intervento poi degli agenti della squadra mobile e del commissariato. Il fatto è successo ieri, indagano adesso le forze dell'ordine. 148 anni di storia dietro le quinte del Corriere, come cambia l'informazione. Il Corriere della Sera ci propone appunto un excursus storico e anche le novità per quanto riguarda l'informazione del futuro. Adesso torniamo a Napoli. L'agguato nel parcheggio, ucciso ex collaboratore di giustizia, colpito al volto Salvatore Coppola, aveva 66 anni, un omicidio consumato a pochi metri dalla sede della Apple all'interno del parcheggio di un supermercato.
I fondi dell'8 per 1000 indagati il fratello del cardinale Becciu e il vescovo di Ozieri per riciclaggio e peculato. Anche questo è un fatto di cronaca. La procura di Sassari ha chiuso le indagini dell'inchiesta per riciclaggio e peculato. Indagati appunto Antonino Becciu, il fratello del cardinale Angelo, come responsabile della cooperativa sociale al centro di questa inchiesta. Immancabile appuntamento del mercoledì, andiamo alla centrale operativa della Polizia Municipale di Siena, diamo il buongiorno all'ispettore Laura Angiolini che ci parlerà ovviamente della viabilità, dell'aggiornamento anche con le ordinanze che valgono per questi giorni e poi vorrò fare una domanda in merito a un argomento che ogni volta diverso andiamo a trattare. Intanto salutiamo l'ispettore, buongiorno. Buongiorno, una buona giornata a tutti dalla centrale operativa della Polizia Municipale di Siena. Non si registrano al momento problematiche nelle nostre strade cittadine in questo mercoledì 13 marzo, che vede in corso di svolgimento il mercato settimanale delle merci nell'area adiacente alla Fortezza Medicea. Per quanto riguarda le ordinanze principali, dalle ore 9 alle ore 16, nel periodo compreso tra lunedì 11 marzo e venerdì 15 marzo, in strada Massetana si svolgerà la prima parte dei lavori di messa in sicurezza della strada per abbattimento e sostituzione di 44 piante, un'opera necessaria ma che influirà non poco sulla viabilità della zona. Nello specifico, nell'orario sopra citato, nel tratto di strada Massetana, compreso tra Colonna San Marco e strada di San Carlo, sarà in vigore un divieto di transito veicolare e pedonale con divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli al servizio del cantiere. Nel periodo di chiusura per i veicoli diretti a Porta San Marco sarà possibile percorrere in senso ascendente il tratto di strada di San Carlo, provenendo da strada Massetana Romana e proseguire nella direzione normalmente consentita. Il transito di tale tratto, dove sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione, sarà vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 6 tonnellate, agli autobus, ad eccezione del trasporto pubblico locale autorizzato. Inoltre ricordiamo che la linea 54S proveniente dalla Coroncina farà inversione a Porta Tufi per poi tornare verso Massetana Romana. Le corse provenienti dal centro all'altezza della Colonna di San Marco proseguiranno verso Massetana Romana. I mezzi scolastici e il trasporto pubblico locale autorizzati transiteranno normalmente su via Mattioli per il consueto servizio trasporto alunni e passeggeri. Si ricorda che i veicoli in uscita dall'area di Porta San Marco nel periodo di chiusura potranno utilizzare l'uscita di Porta Tufi, ad eccezione dell'arco temporale compreso tra le ore 13.30 e le ore 14.30, dove per l'uscita a scuole dell'area Sant'Agostino Mattioli dovranno essere utilizzate le uscite Porta Romana e Porta Pispini. Inoltre, nel periodo di chiusura, ad eccezione del sabato pomeriggio e della domenica, sarà vietato il transito all'attracco di bus turistici nella zona di Piazzale Beringucci, oltre che il transito degli autobus di grandi dimensioni diretti all'Hotel Atena. Proseguendo con le ordinanze, per lavori di cantiere oggi mercoledì 13 marzo dalle ore 8 alle ore 17 via del Fosso di Sant'Anzano non sarà percorribile il tratto compreso tra Piazzetta delle Due Porte e il Civico 3. Nella suddetta area sarà in vigore anche un divieto di sosta con rimozione. Inoltre tra Piazzetta della Selva e i Civici 3 e 5 sarà in atto un senso unico alternato con ingresso ed uscita dal lato Piazzetta della Selva e divieto di transito ai mezzi superiori a 2,2 tonnellate e lunghezza superiore a 4,5 tonnellate. Ricordiamo infine che domenica 17 marzo dalle ore 9 alle ore 19, come ogni terza domenica del mese, si rinnoverà l'appuntamento in piazza del mercato per i collezionisti e non solo, e con il mercato dell'antiquariato. Ulteriori informazioni potete trovarle all'interno del bollettino della viabilità realizzato dalla Direzione Affari Generali e Istituzionali, Servizio Uffici Relazioni con il Pubblico URP, in collaborazione con la Polizia Municipale. Ecco, ispettore.
Noi intanto ringraziamo per l'aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. Ogni settimana, ogni mercoledì, andiamo a, come dire, approfondire un argomento che riguarda il codice della strada, comunque le norme e le regole di comportamento. Oggi parliamo del trasporto degli animali in auto. Come bisogna comportarsi? Allora, sì, questa è una regola. L'articolo col trasporto degli animali domestici è un articolo del codice della strada, il 169,6, che ci dice che è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo alla guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici anche in numero superiore, quindi ad uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o da altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, ovviamente dovranno essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti. Quindi gli animali devono essere sempre custoditi in modo da non costituire pericolo nell'abitacolo. È consigliabile perciò non lasciarlo completamente libero, come a volte si vede all'interno delle autovetture, e neanche si consiglia di tenerlo in braccio, anche se di piccola taglia, perché potrebbe facilmente divincolarsi e poi disturbare il conducente. Vanno ricordate le violazioni, perché chi viola tali disposizioni è prevista una sanzione amministrativa che prevede un minimo edittale di 84 euro e ovviamente anche una decurtazione di un punto dalla patente. Ecco, queste sono le regole, insomma, che è davvero il caso di seguire. Ringraziamo ancora una volta l'ispettore Laura Angiolini, ringraziamo la Polizia Municipale di Siena, alla quale auguriamo buon lavoro, e ci ritroviamo mercoledì prossimo. Grazie per la giornata. Grazie a voi, buona giornata dalla Centrale Operativa della Polizia Municipale. Buon lavoro a tutti, il saluto da parte nostra, e proprio da parte nostra siamo pronti a trattare argomenti che riguardano iniziative a scopo benefico. Anzi, sono queste le notizie che per noi hanno sempre il primo posto. E allora, senza dover andare in pubblicità, andiamo subito a salutare un altro ospite che è già collegato con noi, il sindaco di Sarteano, Francesco Landi. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, un'iniziativa a scopo benefico, i camminatori folli, così definiti, che vanno alla scoperta della Val di Chiana e che sabato arriveranno a Sarteano. Un'iniziativa che riguarda ovviamente direttamente Sarteano e che riguarda l'ospedale di Nottola. Sì, una bellissima iniziativa. Intanto volevo salutare tutto il gruppo dei camminatori folli, perché intorno alle passioni, in questo caso quello di camminare, nascono dei progetti sempre che riescono a essere in un certo qual modo contagiosi e essere anche portatori di buone pratiche. In questo caso un gruppo di camminatori sarteanesi, Luca Baglioni, Luca Nizzi, Nadia Tiezzi, Lucia Fanciulli, hanno iniziato a camminare per passione e poi piano piano, affrontando anche tappe impervie, insomma, da Sarteano a Orvieto, da Sarteano a Parrano, da Sarteano a Montalcino, piano piano poi dopo hanno iniziato a sposare anche cause nobili, come in questo caso. C'è un gruppo di associazioni di tutta la Val di Chiana senese che fa capo appunto sia ai camminatori folli, ma Matteo Vive, l'associazione di Chianciano Terme, alcune associazioni di Sinalunga, Bettolle Rosa, l'Atletica Sinalunga, che hanno promosso questa raccolta fondi per finalizzata all'acquisto di un casco che vuole curare e che sarà donato all'ospedale di Nottola per curare l'alopecia durante i trattamenti chemioterapici. Intanto noi, sindaco, noi stiamo vedendo la locandina dell'evento, abbiamo visto anche delle immagini in merito appunto ai camminatori folli e dicevamo, sicuramente vista anche la conoscenza ma soprattutto per il valore dell'iniziativa, sabato l'arrivo a Sarteano e li accoglierete a braccia aperte. Assolutamente sì, questa camminata interessa due giorni, sabato e domenica. Sabato la partenza è la mattina alle 7.45 da San Casciano dei Bagni, arriverà alle piazze Cetona, Chiusi, e poi nel pomeriggio a Sarteano, al Circolo Arci, nella piazza principale, dove ci sarà anche un aperitivo. Il giorno dopo due le camminate, una che partirà da Pienza la mattina presto e arriverà a Montepulciano e poi scenderà a Nottola. A Montepulciano incontrerà l'altra camminata che parte da Chianciano Terme
l'altro gruppo di camminatori che partono da Chianciano Terme, e ci ritroveremo tutti a Nottola nel pomeriggio. L'obiettivo appunto è quello che ho detto, il raggiungimento di una cifra considerevole, perché il casco per l'alopecia, per la cura dell'alopecia, ha un costo di circa 43.000 euro e attualmente tutto il gruppo delle associazioni della Val di Chiana, e questo veramente è un risultato già enorme, sono arrivati a più di 30.000 euro. Benissimo, molto molto bene, e tra l'altro dobbiamo dire che ci siamo abituati negli anni a delle iniziative di questo tipo, di solidarietà appunto per beneficenza o comunque per occasioni importanti, iniziative nate a livello, come dire, istituzionale. Invece il fatto positivo, secondo il nostro giudizio, il sindaco potrà confermare o meno, è che ultimamente nascono delle iniziative proprio per la volontà di singoli cittadini, per gruppi ristretti che però riescono a fare grandi cose. Assolutamente sì, è un'iniziativa partita dal basso, sposata veramente da tutte le associazioni della Val di Chiana. Io ovviamente conosco meglio Sarteano, la Giostra del Saracino ha fatto una donazione, il circolo locale del Partito Democratico lo ha fatto, le associazioni hanno cercato il sostegno però delle istituzioni, e questo è un altro tassello secondo me fondamentale. L'iniziativa è patrocinata dalla Società della Salute Val di Chiana Senese Amiata e anche dall'Unione dei Comuni della Val di Chiana Senese, ovviamente da tutti i 10 comuni che ne fanno parte. Ecco, approfittando del fatto che c'è il sindaco di Sarteano al telefono, non voglio farmi sfuggire l'occasione per parlare dell'argomento del momento, insomma sono ore frenetiche, importanti, il sindaco ha già capito a cosa mi riferisco, un po' come quando si parte, come dire, per le giostre, no? Ci si tiene forte e poi magari si va a lanciarsi verso un destino che speriamo sia quello giusto. Ovviamente parliamo di Val di Chiana 2026, sindaco. Sì, domani abbiamo una giornata importantissima, diciamo è già il coronamento del traguardo, essere arrivati come comuni della Val di Chiana Senese, unione dei comuni, in finale tra le 10 finaliste che si contendono il titolo di Capitale della Cultura 2026. Anche in questo caso è fondamentale il fatto che siamo riusciti a intercettare tutte le associazioni culturali della nostra bellissima Val di Chiana, di 10 comuni insieme, ci stiamo pensando come una valle unita e come un unico soggetto. Il dossier di candidatura è stato presentato la settimana scorsa, già domani saremo tutti sindaci a Roma per andare a vedere se insomma ci giochiamo veramente questa vittoria. Siamo tutti con le dita incrociate, c'è una grande partecipazione, un fermento. Tutti i sindaci denotano che 10 comuni c'è stata un'attività veramente di grande entusiasmo intorno a questo progetto, e noi siamo veramente orgogliosi di portare a Roma il Ministero della Cultura l'offerta culturale e l'ecosistema culturale che abbiamo cercato di tenere insieme in questo progetto. Un grandissimo in bocca al lupo e il saluto e il ringraziamento al sindaco di Sarteano Francesco Landi. Buona giornata, anzi buone giornate, visto che siamo già proiettati a quella di domani. Grazie mille, un saluto a tutti voi. Salutiamo il primo cittadino di Sarteano ed è il momento della pubblicità. Ci arriviamo però dopo qualche notizia curiosa, Diego lo consente? Sì, allora andiamo a leggere questa che insomma di curioso ha veramente tanto. A 103 anni guida a luna di notte con la patente scaduta, non riusciva a ritrovare la via di casa, è accaduto a Ferrara e questo particolare fatto viene definito la bravata. Forse non era proprio una bravata, ma l'anziana era stata una serata con amici ma non ha poi saputo ritrovare la via di casa, e c'è il racconto di cosa è successo in una notte veramente particolare. Pubblicità. E dunque le notizie curiose di oggi, per poi partire con la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Se avevamo già letto la news di questa anziana a 103 anni che guida di notte con la patente scaduta e che non riusciva a trovare la via di casa, altre notizie ce ne sono, come questo fatto singolare. Aiuto, mio padre non risponde al telefono da 48 ore, un 75enne resta intrappolato sotto due scarpiere. È stato salvato dopo due giorni l'uomo di Canino, da due giorni non rispondeva alle telefonate del figlio residente a Roma, però questa è una buona notizia. Perlomeno una storia a lieto fine. Invece ci sono dei dati preoccupanti, questo che riguarda i bambini. Via i bimbi dagli schermi digitali, per ogni ora passata davanti a un display i piccoli parlano 240 volte in meno
294 per la precisione, 294 volte in meno, quindi insomma un avviso alle mamme e ai papà. E poi invece per questa notizia, Covid in pandemia, l'aspettativa di vita globale è scesa di 1,6 anni, che cosa è emerso da questo studio che riguarda appunto il Covid. Adesso le news con la notizia a livello regionale che oggi abbiamo scelto per quanto riguarda quello che c'è appunto da commentare in situazioni molto particolari. Ilva che rischia il blocco, e poi le sfide di Leonardo sono i titoli della Gazzetta del Mezzogiorno. L'acciaio di Taranto in crisi, cresce l'aerospazio in Puglia, due notizie diverse per l'economia, però certo c'è preoccupazione per quanto riguarda l'Ilva, c'è l'anticipazione appunto della Gazzetta del Mezzogiorno perché potrebbe arrivare il blocco dell'Ilva. Il Corriere della Sera, alta tensione con gli Houthi, attacco in patria dei partigiani russi filo Kiev e la nave Duilio che abbatte altri due droni nel Mar Rosso, i ribelli minacciano l'Italia, sta con i nemici. Poi il Napoli battuto perde tutto, la partita di Champions, e invece da chi perde a chi vince, il ragazzo e il campione, la favola di Nardi che batte Djokovic, lui è il mio idolo, ha detto il tennista italiano. La vendita del Milan, inchiesta dei PM, ancora di Elliott, e quindi indagati Furlani e Gazzidis, noi estranei, c'è un'indagine che riguarda la squadra rossonera del Milan. Il fisco è il tema principale di Repubblica, lo Stato si arrende, la decisione sulla cancellazione dei debiti vale 600 miliardi tra multe, contributi e tasse che non saranno riscossi. Meloni in tour a Trento e Bolzano, benedice la nuova deregulation fiscale, non dobbiamo vessare le imprese. Accuse dell'Unione Europea al carroccio, è salito sul carro della propaganda russa. Milan perquisita la sede, si indaga sulla cessione del club a Cardinale, è ancora dunque l'indagine che sta andando avanti. Poi la direttiva europea, via libera alle case green, Fratelli d'Italia e Lega votano contro la svendita dell'Europa dei padri fondatori. Questo è l'approfondimento oggi con Rumiz all'interno di Repubblica, e perché l'8 marzo ha dimenticato il 7 ottobre in riferimento appunto a quello che accade nel mondo, infatti fa parte della sezione Mappamondi di Repubblica. Ci spostiamo alla Stampa, governo, parabola Salvini a Forza Italia, i voti leghisti, nomine, rivoluzione Meloni, Del Fante va a CDP, subito il nuovo CDA della RAI. Uno studio di Euromedia, le urne cambiano gli equilibri tra i partiti ma non tra i poli. Checco De Gregori, che cos'è Checco De Gregori? È la fotonotizia intanto che vedete se ci seguite in TV, l'attore pop e il cantante impegnato dall'amicizia al palco insieme, quindi Checco Zalone, Francesco De Gregori, la foto li ritrae seduti su un divano insieme. Albertini, il carroccio al nord non serve più, poi altro titolo, nascosti proprietari, il Milan è sotto inchiesta, calcio e affari in questo caso, e il dibattito con il femminismo che esclude le donne. Andiamo al Messaggero, Lollobrigida, centrodestra più forte di 2 anni fa, l'intervista al ministro, i dossier, problema per la democrazia. Nardi che batte Nole, l'età dell'oro del tennis italiano, l'impresa a Indian Wells con il giovane Nardi, protagonista appunto di una partita storica. Sarri, addio Lazio, non mi seguono, decisivo il KO con l'Udinese, la squadra va a Martuscello, c'è l'idea close per quanto riguarda appunto il futuro della squadra biancoceleste. L'inchiesta sul Milan, cessione simulata, a rischio l'Europa, finanzieri in sede per i PM, il club è ancora in mano al fondo Elliott, e indagati due manager. Per quanto riguarda invece la metamorfosi di Checco Zalone, disco e concerto con De Gregori, attore musicista, in questo caso appunto Checco Zalone. Noi siamo pronti per il meteo, siamo pronti per collegarci con il consorzio Lamma e diamo il buongiorno al previsore di turno che ci racconterà, ci spiegherà insomma qual è la situazione, e magari riusciremo a capire anche che cosa ci dobbiamo attendere per le prossime ore e per la giornata di domani. Intanto, nell'attesa del collegamento, come faccio ogni tanto, vi posso dire che il sole è sorto alle 6:26 e tramonta alle 18:22. Pensate un po' quanto tempo, quanti minuti abbiamo guadagnato nell'ultimo periodo. Luna in fase crescente, ma detto questo non riesco a fare altro perché mi devo affidare per forza a chi invece la situazione meteo la conosce molto approfonditamente. Il saluto al previsore del consorzio LAM. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Buongiorno, notizie fresche. Sì, partirei dal satellite, pressione in temporaneo aumento sul centro ovest del Mediterraneo, anche sulla nostra penisola, tuttavia
Questa area depressionaria sui Balcani pilota aria un po' più umida dal nord, che porta qualche precipitazione sull'arco alpino, qualche nuvola in transito sulla Toscana, ma senza fenomeni rilevanti, quindi tempo stabile per oggi e domani. Le temperature di questa mattina piuttosto miti, ancora su valori tra i 5 e gli 8-9 gradi centigradi, anche 10 gradi in prossimità della costa, attorno a 5-6 gradi appunto anche sul capoluogo senese. Per il proseguo di oggi, nuvolosità variabile, a tratti consistente in mattinata, schiarite un po' più ampie nel pomeriggio, soprattutto sulla costa, ancora nuvolamenti nell'interno, non si esclude qualche breve e debole pioggia sull'Appennino fiorentino, pistoiese e pratese, comunque di scarso rilievo. Temperature che nel corso delle ore più calde saliranno fino a 17-18 gradi. Domani sarà una giornata stabile e più soleggiata, tuttavia a mattinata qualche foschia o nebbia nei fondovalle dell'interno, schiarite più ampie poi dal pomeriggio, solo qualche modesto addensamento, senza fenomeni, e temperature che caleranno di 2-3 gradi nei valori minimi, ma ci sarà una elevata escursione termica, le massime potranno raggiungere anche 16-19 gradi centigradi. Per ora è tutto e vi restituirei la linea. E noi ci ritroviamo domani mattina, ovviamente, quindi capiremo se è cambiato qualcosa. Buona giornata. Buona giornata a tutti, a domani. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa a livello nazionale, dalle pagine del Messaggero al Libero, che titola «Ucciso dai numeri, a chi si fa riferimento al funerale del Campo Largo?». Questa è l'apertura, questa è la considerazione di Libero, i dati lo confermano, Movimento 5 Stelle perde voti quando corre con il PD e i centristi fuggono se nella coalizione c'è Conte. La grande alleanza giallorossa non sta in piedi. La fotonotizia con le rivelazioni del generale Vannacci, dalla fidanzata nera al trans a sua insaputa, poi doppia ammazzata verde Unione Europea su casa allevamenti, stalle equiparate a fabbriche, dunque le novità che vengono commentate dal Libero. Per quanto riguarda terremoto Milan, ecco che cosa rischia, parla l'esperto, pene severe se ci sono di mezzo le coppe europee, quindi preoccupazione per i tifosi della squadra rossonera. Il Fatto Quotidiano con Pier Silvio che ordina, Giorgia che esegue, sconti a Mediaset, la maggioranza accoglie le richieste del Biscione. Altro che patrioti, sconto su serie TV e film europei, meno obblighi di investimenti in Italia. Da questa, come dire, riflessione, da questa indagine del Fatto Quotidiano, a Elkan un altro trust trovato, e quindi ancora la vicenda della famiglia Agnelli. Poi divisi sulla tregua, Parolin contro il Papa su Kiev, inizi la Russia, è un, come dire, un commento su prese di posizione molto diverse. Commissione SOS ora Meloni scarica Nordio sugli accessi abusivi. E poi il manifesto, nomi, cose, città. Sembra un po' il gioco che facevamo da ragazzi, invece in questo caso è il titolo del manifesto, e che riguarda la fotonotizia di Schlein e Conte. A 9 giorni dal deposito delle liste, centro-sinistra e 5 Stelle non hanno ancora trovato il candidato alla presidenza della Basilicata. Chiorazzo è sempre in campo, ma anche no. Spunta l'ennesimo nome del giorno e si torna al punto di partenza. Stiamo trattando, e quindi il manifesto critica abbastanza questa indecisione o questo immobilismo da parte delle forze che dovrebbero invece produrre, secondo il quotidiano, dovrebbero produrre un nome stabile. La Lega vuole imporre il codice della strage con strade insicure, lo scrive sempre il manifesto, e poi invece legioni anti-Putin in territorio russo, il limite ignoto è il titolo di questa notizia che riguarda la Russia. Intanto, per quanto riguarda Avvenire, ci sono due morti, ma spaventa il caso degli Stati Uniti, lo scudo anti-fentanyl. Per quanto riguarda questa droga, fentanyl, è stato illustrato il piano per prevenire la diffusione degli oppioidi sintetici. Meloni tra i primi in Europa, spaccio sul web, in campo le mafie, effetti 30-50 volte più potenti dell'eroina, bastano 3 mg per intossicarsi. Dal fentanyl a quello che accade per il Medio Oriente, salpa la Open Arms con gli aiuti a Gaza, e poi la casa che diventerà solo green, ma ogni Stato stabilirà come. Il Parlamento dell'Unione Europea approva la direttiva, il centrodestra italiano vota contro. Andiamo al Sole 24 Ore, case green, l'argomento è lo stesso, il titolo diverso, tutte le nuove regole dell'Unione Europea, si parla di efficienza energetica per le nuove case, zero emissioni dal 2030, lo stop ai combustibili fossili dal 2040, 2 anni per il recepimento della direttiva, i primi effetti si vedranno dal 2025. Intelligenza artificiale, la strategia italiana parte da 1,1 miliardi.
L'anno nero dei Boeing con inchieste, incidenti, mancati controlli, trasporto aereo a rischio. E per la Gazzetta dello Sport invece questo è il titolo: il Milan ancora di Elliott, l'indagine della Procura di Milano, perquisita la sede, il controllo non sarebbe mai passato a Cardinale, indagati Gazzidis e Furlani, il club rischia multe e penalizzazioni in Italia e in Europa. Lazio, Sarri dice basta, si è dimesso il tecnico biancoceleste. Per quanto riguarda invece il Napoli, fuori per la partita di ieri sera, passa il Barça, ma c'era un rigore su Osimhen. Inter senza paura, questa sera a Madrid con l'Atletico, Simeone all'attacco, Inzaghi risponde con Lautaro. E noi rispondiamo invece con la pubblicità, è il momento dei consigli dalla regia. Oggi andiamo per questa intervista fuori dal territorio senese, di poco, comunque c'è un argomento collegato a Siena, state a sentire perché. Intanto salutiamo l'ospite, è il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti coloro che ci seguono. Buongiorno sindaco, grazie di essere intervenuto a Buongiorno Siena, e parliamo di un argomento che sta tanto a cuore al sindaco di Castiglion Fiorentino, perché sono anni che sta lavorando a un progetto, quello di creare un'associazione delle città di palio italiane. Adesso forse il sindaco si è un po' spazientito, non lo so, comunque abbiamo letto un post su Facebook che fa capire che insomma non c'è la volontà di andare avanti con questo progetto, è così? Ma intanto credo di condividere con la città di Siena un palio cosiddetto minore, quello di Castiglion Fiorentino, che al pari invece di tanti altri pali della Toscana e non, in questi anni, questo è il mio decimo anno in cui sono sindaco di Castiglion Fiorentino, ho dovuto coesistere con tante complicazioni legate alle normative stringenti, ma legate anche a delle precise volontà di garantire che queste feste possano essere organizzate anche nel rispetto di regole, anche di atteggiamenti che vanno verso la difesa della tutela degli animali, il rispetto delle persone. Ecco, per fare tutto questo, in buona sostanza, avevamo creato dei momenti di incontro tra tutte queste città che hanno un palio, da Asti, Ferrara, fino a Fucecchio, Castiglion Fiorentino, eccetera eccetera, e ci siamo incontrati negli anni passati, anche precedenti alla pandemia, proprio per formalizzare questa sorta di consorzio, potremmo chiamarlo anche questa sorta di sindacato dei pali, no? che potrebbe vedere dalla stessa parte enti, fondazioni piuttosto che comuni. Ecco, l'intento era proprio quello di tutelare le manifestazioni. Per farlo io avevo proposto la strada più snella, quella di una semplice associazione, una sorta di proprio consorzio, come ho detto. Poi a un certo punto da Fucecchio sono arrivate le proposte di creare una fondazione di pali che li potesse raccogliere, e sta di fatto che questa lodevole iniziativa, sostanzialmente voluta da tutti, non ha avuto la prospettiva di portare avanti tutte le realtà e tutte le feste che si possono immaginare in questo ambito, creando una sorta di, come dire, ormai di indebolimento di questo progetto. Per cui il mio rammarico è di averci provato ma non essere riusciti a mettersi insieme. Poi, a prescindere dal fatto che la città di Siena è il palio, quindi è un altro palio, però molte delle problematiche sono comuni. In questo momento ovviamente chi ci segue a Siena non sarà favorevole a una situazione di questo tipo, lo sappiamo, il sindaco ne è consapevole ovviamente, perché si dirà: noi non vogliamo avere niente a che fare con gli altri paliotti, e quindi ovviamente c'è da una parte questa presa di posizione forte dei senesi, dall'altra però la volontà che, come diceva il sindaco Mario Agnelli, è sempre più difficile tutelare queste iniziative, queste feste, queste tradizioni che riguardano Siena, riguardano anche altri territori. Assolutamente sì, i percorsi che fanno Siena sono sicuramente da capire, da guardare, da ascoltare, non voglio dire da emulare, perché
il Pai di Siena è qualcosa di unico nel mondo. Io, chiarito questo, che non è mai stato in discussione, io mi voglio confrontare anche con gli altri colleghi, gli altri comuni, le altre realtà. Mi voglio confrontare con Piancastagnaio piuttosto che Bomarzo. Tra l'altro, voglio dire, talvolta Cavalli e Fantini si ritrovano gli stessi che Corona Siena. Per cui non è che stiamo parlando di due mondi diversi. Tuttavia, le realtà minori avrebbero e hanno bisogno di essere come minimo ascoltate anche dai livelli regionali, ma non solo regionali, anche a livelli nazionali. Ecco perché l'unione, la rete poteva essere utile a tutti. Io in questo momento siamo a ridosso della maggior parte dei pali che si svolgono in tutto il territorio nazionale, quindi questo discorso credo che sarà di nuovo rimandato, ma la conclusione è che in questi anni non abbiamo prodotto quello che io auspicavo. Sindaco, però il rapporto con Siena è molto forte, perché quando c'è il palio poi da Siena partono in molti, tra addetti ai lavori, curiosi e ovviamente anche spettatori semplici. Siena è la Champions League del palio, quindi chi ama il palio a Siena comunque in una forma o nell'altra lo guarda, lo segue. Cassio Fiorentino, come ha detto lei, non è che siamo molto distanti, ci sono tre quarti d'ora di macchina, quindi basti dire che insomma i stessi protagonisti del nostro palio sono stati, e spesso sono Fantini che hanno corso a Siena. Basti dire che la clinica veterinaria è la stessa che collabora con Siena. Quindi noi abbiamo, come dire, un target diverso, però le finalità sono uguali. In questo periodo mi pare di capire che stanno trattando l'ordinanza Martini al tavolo ministeriale e anche forse in Parlamento. Quindi sono tutte questioni che ci vedono accomunati. Poi ognuno ha la sua dimensione, questo è un altro paio di maniche. Però patti chiari, amicizia lunga, la questione riguarda i pali minori, su questo non c'è dubbio. Allora, il sindaco Mario Agnelli ha lanciato l'idea, ci ha lavorato per qualche anno, l'idea è, come dire, momentaneamente in stand-by, però chissà. Noi abbiamo voluto comunque averlo come ospite questa mattina per parlare della situazione che riguarda i cosiddetti pali d'Italia, i pali in generale anche della zona della Toscana, e se ne tornerà a parlare perché ormai la stagione è iniziata e quindi è già tempo di corse. Grazie sindaco, buona giornata, ci ritroviamo presto. Grazie a voi, buona giornata, grazie. Salutiamo il primo cittadino di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, e come detto per noi è arrivato il momento, più o meno in questo orario, della notizia del giorno in 100 secondi. Sì, oggi in questo orario, ma insomma possiamo anche variare, non c'è una scaletta rigida, sennò poi se praticamente rispettiamo troppo le consegne Diego si addormenta in regia, invece lo teniamo sveglio. E adesso vi facciamo sentire che cosa propone per la giornata di oggi il nostro direttore Matteo Borzi. Le visite ai musei comunali di Siena diventano accessibili e inclusive grazie a nuove app multifunzionali e multilingue. Museo Civico, Santa Maria della Scala e Museo dell'Acqua sono da oggi visitabili da PC e smartphone grazie a un progetto dell'amministrazione comunale che ha ottenuto un finanziamento di oltre 320.000 euro grazie ai fondi del PNRR. Le nuove app sono disponibili in italiano, inglese, francese, tedesco e lingua dei segni italiana e prevedono la possibilità della lettura del testo o dell'ascolto e sono corredate di approfondimenti e di un ricco apparato iconografico. Progettate come vero e proprio ausilio alla visita, le app prevedono inoltre l'inclusione di strumenti orientativi, studiati, per essere percepiti intuitivamente dal fruitore mediante l'inserimento di planimetrie georeferenziate che individuano i singoli ambienti permettendo, con azioni semplici e immediate, di accedere ai relativi contenuti illustrativi. Le stesse app sono gratuite e contestualmente è stata potenziata l'offerta di supporti multimediali nei tre musei e messi a disposizione del pubblico. Nell'ottica di una sempre maggiore inclusività sono state anche realizzate una serie di sedute accessibili, appositamente progettate, fornite di ruote con bloccaggio.
I musei si sono poi dotati di sedie a rotelle messe gratuitamente a disposizione degli utenti con disabilità motorie per consentire loro la fruizione del patrimonio artistico. Ancora notizie per quanto riguarda, intanto un richiamo che vogliamo fare, attenzione alle truffe, ne abbiamo parlato tante volte, ripetiamo anche oggi che bisogna sempre prestare, insomma, la massima accortezza per quanto riguarda l'utilizzo, per esempio, dei bancomat o delle carte di credito e comunque dei soldi in generale. Perché c'è questa notizia, questa mattina, da commentare. Trastevere, anziana truffata al bancomat, così il ladro ha prelevato 4.990 euro. Attenzione al codice di sicurezza. Le indagini sulla disavventura di una 79enne che stava prelevando 100 euro, le associazioni consumatori si impegnino per una maggiore tutela degli anziani, appunto in questo caso il ladro le ha prelevato 4.990 euro. E invece, venendo al sito www.radiosenatv.it, il nostro sito dove trovate tantissime notizie, c'è la particolarità intanto della news che riguarda la Robur, che riguarda il difensore Cavallari, che lunedì sera fuori campo ha dichiarato: quello di domenica è stato il campo peggiore in cui abbia mai disputato una partita nella mia carriera. E insomma, vedendo anche queste immagini, e ovviamente per chi ha visto dal vivo la partita, non c'è che dire che ha ragione. E a proposito di calcio, a proposito della Robur, a proposito invece della situazione post partita, provvedimenti in arrivo per i tifosi del Siena. Milone che dice: sono deluso, una donna colpita con un ombrello, provvedimenti che stanno per arrivare. Il questore commenta quello che è accaduto, episodi particolari dopo il match con il Signa. Abbiamo dovuto accompagnare 1-1 i tifosi ospiti alle macchine, non è tollerabile. In questo caso, appunto, le dichiarazioni del questore. Noi andiamo all'ultimo blocco di pubblicità prima della conclusione di Buongiorno Siena. Intanto ci segnalano un tamponamento, quindi disagi alla circolazione e anche file, poi oggi è mercoledì. La zona è quella della caserma dei Vigili del Fuoco, quindi la rotatoria che poi da dal Ruffolo, dal Renaccio, porta verso la città, quindi un piccolo tamponamento che però sta creando, come dicevamo, qualche intralcio alla circolazione. Prestate pazienza, insomma, prestate soprattutto accortezza, lo dicevamo prima per le truffe, ma vale un po' anche per il traffico e per la viabilità, mentre noi andiamo a leggere quello che scrivono i quotidiani locali. Siamo alla rassegna stampa dei quotidiani senesi, in questo caso direi di partire dalla Nazione con il titolo: Siena e governo, le partite aperte. Si fa riferimento a quello che sta accadendo con Biotecnopolo, alla vendita delle azioni MPS, i dossier di Primavera, insomma, gli argomenti che riguardano anche Valdichiana Capitale, domani la scelta, ne abbiamo parlato prima con il sindaco di Sarteano Francesco Landi, la lezione di Masa con la scrittrice etiope all'Università per Stranieri, la lotta delle donne che combatterono il Duce. Da questa iniziativa culturale a cellulari e passaporto rubati al Cardinale, alla Basilica dell'Osservanza, il furto dunque è un fatto di cronaca in primo piano, il Cardinale. Pieragnoli, il candidato sindaco che piace a tutti, a caso le Delza, per un pezzo di soffitto che crolla a San Miniato nel polo scientifico, dramma sfiorato. E poi il questore, provvedimenti contro i tifosi bianconeri dopo la gara Siena-Signa, in attesa appunto di questi provvedimenti. Abbiamo letto anche la notizia dal sito www.radiosiena.tv. Operatori sanitari aggrediti, alle scotte 77 casi, all'ASL 86, i pericoli nei pronto soccorso. Andiamo a scorrere velocemente con le pagine della Nazione e le tracce del passato con questa iniziativa che ha riguardato la cultura per Masa Mengiste. Quella foto del 1935 è l'Etiopia occupata. Governo, le partite di Primavera tra Biotecnopolo, MPS e cultura, le sfide del futuro che riguardano Siena. Operatori sanitari aggrediti al Policlinico, 77 casi. I temi della sanità portati a pagina 4 in evidenza dalla Nazione. E poi storie di cronaca con crolla un pezzo di soffitto nel polo di San Miniato, tragedia sfiorata, derubato il Cardinale, il furto all'Osservanza dall'auto di Lo Iudice. Per arrivare poi a vetrine sfitte in centro, sia garantito il decoro, questo l'intervento della mozione di Siena Sostenibile, e purtroppo di vetrine sfitte ce ne sono
veramente tante nel centro storico di Siena. Noi adesso ci spostiamo in Valdelsa, Fantacci Industrie, Braccio di Ferro, un altro sciopero dei lavoratori. Gli operai si sono fermati di nuovo per un'ora. Basta violenza sulle donne, la donazione benefica dei negozi di Via Maestra, avete capito che siamo a Poggi Bonzi, e poi invece a Casole, comunali, Pieragnoli che piace a tutti, dopo quello di Fratelli d'Italia arriva a sorpresa il sostegno di Casole Insieme e quindi ci si prepara alle prossime elezioni a livello dei comuni della provincia. Nottola, incentivi della regione, iniziativa per attirare nuovi medici dall'ospedale appunto di Nottola, da Badia, corsa affollata, il PD sceglie Volpini, la sfida sarà a 4 e quindi ad Abbadia c'è fermento per le elezioni amministrative. Il tempo libero nell'articolo di Massimo Biliorzi, Mario Toti, inno al pensiero libero, giramondo con il drago come patria, un grande personaggio Mario Toti che salutiamo, sicuramente ci sta seguendo. Andiamo ancora avanti con le notizie che invece riguardano lo sport. Siena, trasferta contro Baldaccio Bruni, bianconeri pronti al salto di categoria. Cavallari ammette la promozione è solo rimandata, in questo caso appunto l'intervento del difensore della Robur. Emma Villas, lotta aperta per i playoff, domenica gara casalinga contro Porto Viro. E poi il Corriere di Siena con medici e infermieri sotto tiro, in questo caso azienda ospedaliera e ASL, i numeri di un 2023 drammatico, 161 aggressioni a operatori sanitari, 77 solo alle scotte. Stadio di Badesse, rischio porte chiuse, la fotonotizia per appunto lo stadio, per quello che potrà accadere dopo il post partita di Siena Signa. Portanova va davanti alla corte della FIGC e poi invece l'argomento con le Valdelsa, partono i lavori al museo archeologico, la riapertura a fine anno. A Badia San Salvatore illuminazione pubblica, l'intervento verso il via, c'è un cambio in vista. E per quanto riguarda la capitale della cultura, la lunga vigilia della Valdichiana, domani la scelta. Ultimo capitano in Serie A ospite della Menzana, sabato al Palaestra arriva Res e Palio, Sandra Rossi, dà della mia ripartenza, la proprietaria di Preziosa Penelope, dopo qualche anno di assenza, ha di nuovo un soggetto a protocollo. Prevenzione, venerdì una giornata contro disturbi alimentari. Comunità energetiche, Pacciani, c'è Siena Energie, perché crearne un'altra? Questo è l'interrogativo da parte del politico. Operatori sanitari nel mirino all'interno del Corriere di Siena, nel 2023 aggrediti fisicamente e verbalmente 161 medici e infermieri, 84 della Sud-Est, 77 delle Scotte. Sono numeri davvero incredibili. Portanova, si gioca il futuro, calciatore davanti alla Corte di Appello federale, mentre un'associazione presenta esposto alla Procura di Siena in suo favore. Whirlpool, il sindaco Fabio parla di tutelare l'occupazione dopo la fusione con Arselic, il comune seguirà da vicino gli sviluppi per Viale Toselli. Musei più accessibili e visite molto inclusive grazie alle nuove app, ne ha parlato Matteo Borzi nella notizia del giorno in 100 secondi. E invece si parla adesso di Palio, si parla di Sandra Rossi che torna sul tufo, la proprietaria di Preziosa Penelope, dopo una pausa a Dada, a protocollo, per me è una ripartenza. Cavalli, sempre argomento praticamente quotidiano per quanto riguarda noi e per quanto riguarda evidentemente le testate giornalistiche locali. Fisco, cartelle in 10 anni, questa la novità che riguarda appunto l'introduzione di normative diverse per il fisco. Provincia di Siena, Valdichiana con il fiato sospeso, domani il ministro San Giuliano proclamerà la capitale della cultura 2026, 10 comuni senesi che sperano, e ovviamente sarà l'argomento di queste ore. Per quanto riguarda invece altre notizie dalla provincia, andiamo a Colle Valdelsa, il museo archeologico cambia, e per quanto concerne i lavori di adeguamento e allestimento della struttura, la riapertura è prevista entro fine anno. Lo sport in primo piano con la notizia che riguarda il calcio e che riguarda la Robur che corre verso la meta. L'obiettivo è festeggiare la promozione in Serie D prima della pausa del campionato. Centrare l'obiettivo con la Baldaccio Bruni trasformerebbe il finale in una passerella e quindi ci sarà da capire che cosa accadrà nel prossimo impegno di campionato. Il capitano dell'ultima Menzana in Serie A torna a Siena sabato, Thomas Res ospite per il match contro Salsepolcro, quindi sarà una giornata di gloria con il ritorno di un grandissimo campione. Per noi il ritorno è previsto domani mattina nella giornata di giovedì. Io ringrazio Diego Gasparoni in regia, ringrazio chi ci ha seguito e chi ci seguirà ovviamente anche domani mattina. Ricordate, ore 7:15 si comincia. Ciao a tutti!